così diversi e proprio per questo splendidamente combinati, Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco, presidenti di quella incredibile realtà associativa chiamata Assindustria Veneto Centro, nata 5 anni prima per fondere Unindustria Treviso e Confindustria Padova, passano il testimone al termine di una reggenza estremamente positiva per la capacità di aver saputo dare un'identità realmente territoriale all'istituzione rappresentata. Proprio in questo senso è andata la grande iniziativa di raccolta fondi, 1.400.000 euro tra i 3.400 soci imprenditori che compongono l'associazione, per consentire a realtà di cura e ricerca di portare a termine progetti importanti e tanto più significativi in tempi di emergenza pandemica. Con grande eleganza non attaccano l'ultimo DPCM del governo, ma fanno intendere che grazie ad un lavoro di squadra, immagine tutt'altro che stonata in momenti di demonizzazione degli assembramenti, si possono ottenere risultati capaci di dare una svolta al lavoro di tante realtà quotidianamente impegnate a sostenere chi affronta una vita difficile. Se il Covid ci ha lasciato una lezione, questo è che questi 3.400 imprenditori possono lavorare in una squadra ben più allargata, dove di fatto abbiamo molto collaborato con i centri di ricerca, con le istituzioni, proprio perché siamo parte di questo territorio, perché siamo parte di questa comunità e a questa comunità ci teniamo in maniera particolare. Il giorno dopo del Covid, del lockdown, abbiamo subito promosso una raccolta fondi. Questa raccolta fondi è stata una raccolta fondi molto importante e che ci ha permesso di aiutare effettivamente attraverso delle erogazioni vari centri di ricerca, piuttosto che la protezione civile oppure l'ospedale pediatrico. Io penso che questo sia un bel esempio proprio di gioco di squadra. Una domanda adesso a Maria Cristina Piovesana, imprenditrice, presidente uscente di Assindustria Veneto Centro e soprattutto cittadina. Come affronta lei, con che spirito affronta questo nuovo, difficile, delicato momento che ci è in qualche modo stato imposto? Lo affronto con lo spirito di sempre, cioè cercando di far sì che anche questo momento difficile del Covid effettivamente non ci pieghi, ma continuare a trovare delle soluzioni e supportare, magari aiutare chi effettivamente si trova più in difficoltà. Io penso che sia fondamentale in questo momento anche come singolo cittadino ciò che ognuno di noi fa, e cioè intanto rispettare quelle che sono le norme che ci sono state date e contemporaneamente lavorare affinché ci sia una sostenibilità sia economica, parlo per le nostre imprese, che sociale, perché l'altra grande preoccupazione è che ci sia effettivamente tenuta sociale nel momento in cui vediamo attraverso il DPCM un po' venir meno quelle che sono le speranze di alcuni nostri concittadini e i loro progetti di vita. È un momento molto difficile, molto complicato, e veramente sono vicina a tutti coloro che oggi sono in difficoltà. Io sono orgoglioso di essere veneto, voi mi sentite spesso, io penso a parlare in Veneto, mi sono orgoglioso di essere veneto. Ma sapete cosa gliene frega il mio cliente del Pechino e del Minnesota che mi so veneto? Niente, zero totale. Mi so orgoglioso di essere veneto, ecco, con gli amici, con Roma, ho capito, facciamo marketing. Ma bellissimo essere veneto, però io devo essere competitivo nel mondo globale. Chi compra un impianto di galline da me non gliene frega niente dove io faccio il mio impianto di galline. Quindi io devo lavorare per un'impresa manifatturiera che è capace di esportare, che si confronta con le economie trascinanti, la Germania, la Cina, gli Stati Uniti. Con loro noi ci dobbiamo confrontare. Ed è questo il punto. Noi dobbiamo ritornare a parlare in parallelo, ed è questo che dovrebbe avere il compito del leader, invece di lasciarci tutti prendere perché non so perché conviene solo parlare di Covid, che se, ripeto, la cosa più importante è per non morire un po'. Io da leader devo avere una visione, se ho una visione, devo capire dove voglio andare e devo dire alla gente con coraggio, nel mio telegiornale di mezz'ora, per 15 minuti parliamo della nostra salute, per 15 minuti riparliamo di Europa, riparliamo di spending review, riparliamo di come io mi propongo nel mondo, riparliamo di tutto ciò, perché il mondo, guardate, che non si ferma, non si ferma, non si ferma, non si ferma, e noi ci fermiamo sotto il tavolino per paura del Covid, e intanto il mondo corre, ok? Noi dobbiamo correre come persone, come aziende, come territorio, come paese. Questo è quello che secondo me dobbiamo fare, e ripeto, vi parlo un uomo fragile, comunque sia,
e con la preoccupazione prima di tutto di stare bene, perché se non stiamo bene non so cosa che faremo.